una rassicurazione per i dipendenti della ITR dal governatore al tavolo in prefettura Isernia. La regione non fa impresa le conclusioni di frattura a doccia fredda per i lavoratori. Erano da poco trascorse le nove quando un malvivente armato e a volto scoperto è entrato nell'ufficio postale del centro storico di Isernia facendosi consegnare il magro bottino. Dalla Toscana l'esempio di buone pratiche in materia di riciclo rifiuti tra i relatori del seminario Ercolini, vincitore del prestigioso premio internazionale in materia ambientale. In Serie D tutte le attenzioni saranno per il big match di domenica tra Termoli e Ancona, partite casalinghe anche per l'Isernia, con il Giulianova e per l'Agnonese, con il Sulmona, mentre il Boiano fa visita alla Civitanovese. Bentrovati con l'informazione di Molise TV. Come avete sentito dai titoli per l'ITR di Pettoranello, la Regione non può fare nulla se non sostenere moralmente i lavoratori a rischio Cassa Integrazione. Lo ha sottolineato il governatore Frattura ieri pomeriggio durante il vertice svoltosi in prefettura a Isernia. La Regione, ha detto il governatore, non fa impresa il servizio. L'incontro in prefettura tra istituzioni sindacaliste e lavoratori dell'ITR non ha sortito l'esito sperato. Il governatore Paolo Frattura, senza troppi giri di parole i dipendenti presenti al vertice convocato d'urgenza al termine del presidio istituito ieri mattina lungo la statale 17 che collega i a Campobasso, ha detto che la Regione Molise non fa imprese e che l'ente dunque non può sostituirsi all'imprenditore. La Regione è un ente, cioè la Regione non può studiare al posto dell'imprenditore. La Regione ci sta per accompagnare i lavoratori come, come questione sociale riferita ai lavoratori. Non facciamo confusione sul fatto che la regione faccia impresa, anche perché mi pare che i fatti abbiano dimostrato che ogni qualvolta la regione ha fatto impresa. Ha ha accumulato fallimenti. Paolo Frattura ha tagliato corto anche sulla richiesta di cassa integrazione straordinaria avanzata dal patron dell'ITR Antonio Bianchi. I problemi ha sottolineato il governatore non si risolvono infatti con gli ammortizzatori sociali. Gli ammortizzatori sociali sono una misura di accompagnamento. Vorremmo però capire qual è il piano di rilancio dell'azienda, non della regione e senza piano di rilancio dell'azienda, con tutta la buona volontà Premesso che ci siamo e ci saremo assumendoci tutte le nostre responsabilità, però diventa difficile disegnare un futuro per il settore tessile e per i lavoratori. All'incontro era presente anche l'assessore regionale Massimiliano Scarabeo che ha ribadito il concetto espresso dal Presidente Fratture e precisato che si stanno cercando di mettere in piedi misure alternative per dare speranze ai lavoratori. Noi le nostre responsabilità ce le siamo assunte da diverso tempo, ritengo che un distinguo vada fatto tra impresa privata e impresa pubblica, questa è un'impresa privata un imprenditore che ha dimostrato di non volere bene a questa regione, di non volere bene a questa provincia, di non volere bene neanche alla propria azienda. Noi, ripeto, la nostra parte la stiamo facendo. Siamo qui, stiamo cercando in qualche modo parallelamente di mettere in piedi tutta una serie di misure alternative a prescindere dal discorso ITR inteso quanto tale presso il plesso produttivo di Pettoranello del Molissimo. Meno demagogiche, meno populiste, ma soprattutto delle misure che possano dare una prospettiva e una speranza a questa gente. Io personalmente sto lavorando con altri imprenditori, anche della provincia di Sernia, ad accompagnarli per mettere su delle aziende che abbiano soprattutto a cuore non solamente il destino delle proprie tasche o del proprio portafoglio, ma soprattutto del proprio territorio e tutto quello che rappresenta. Ennesimo episodio di cronaca Esernia. Questa mattina un giovane avvolto semicoperto e armato di coltello ha fatto irruzione in uno degli uffici postali del centro storico. Magro il bottino, solo 500 euro. Nessuno fuori dall'ufficio si è accorto di quanto succedeva all'interno. Sentiamo. Rapina a mano armata questa mattina in uno degli sportelli postali del centro storico di Sernia. Durante una normale giornata di lavoro, alla presenza di alcuni utenti, un giovane, a volte semicoperto, è entrato negli uffici minacciando i dipendenti con un coltello e riuscendo a portare via un magro bottino di 500 euro. Una cassiera, presa dall'agitazione e colta da malore, è stata trasferita tra 1118 presso l'ospedale veneziale di Sernia. Il bandito, dopo aver compiuto l'insano gesto, è scappato via facendo perdere i suoi tratti tra le bancarelle dove settimanalmente nella giornata di sabato si svolge il mercato sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia i quali adesso stanno indagando e ascoltando i testimoni e gli ambulanti che lavorano nella zona al momento gli inquirenti hanno istituito posti di blocco lungo le arterie della provincia anche se all'interno dell'ufficio postale con l'aiuto delle telecamere di sorveglianza interne ed esterne si sta cercando di risalire al responsabile questa mattina c'è stata una rapina qui alle poste Italiane. Lei ha visto, visto sentito qualcosa? No, ho visto un movimento fuori, gente che, che usciva, ma non, non ho visto granché, anche perché sto fuori. Quindi non sa esattamente cosa è successo? No, da quello che ho sentito, un, un, un giovane con un coltello che poi se n'è andato, è uscito con calma e se n'è andato. Quindi ne era solo uno? Uno solo, sì. È venuta anche l'ambulanza? Sì, dopo. Forse qualche dipendente si sarà sentita male. Il, il giovane ha volto coperto o scoperto? Scoperto, non ho visto nessuno a volto coperto. Un destino comune, è quello della regione Molise del Piemonte, dove è stato accolto il ricorso dell'ex governatore Mercedes Bresso. Il Tribunale Amministrativo ha dunque annullato il Consiglio regionale del Piemonte. Anche in Molise, ricordiamo il Tarra ha decretato l'annullamento delle elezioni regionali dell'ottobre 2011 che portarono alla vittoria il centrodestra e all'elezione a presidente di Michele Iorio. Annullamento poi confermato. Dal Consiglio di Stato. Il partito democratico guarda con attenzione alla sfida per il rinnovo del vertice regionale, a essere attenti allo scenario delle prossime primarie. Anche i giovani democratici che hanno incassato il sostegno dell'onorevole Fausto Raciti in visita a Campobasso. Vediamo. Serve un partito che sia capace di interpretare i bisogni dei più deboli. Con queste parole Davide Vitiello, segretario dei Giovani Democratici del Molise, ha aperto la conferenza stampa indetta per illustrare le proposte in tema di occupazione che la delegazione parlamentare sta portando avanti. A partecipare all'incontro anche l'onorevole Fausto Raciti, segretario nazionale dei Giovani Democratici, che ha insistito sull'importanza del rinnovamento all'interno del partito. L'elezione di Renzi segna un profondo rinnovamento del PD, lo segna a livello anagrafico soprattutto perché si sta scommettendo una generazione nuova. Questo ovviamente un'organizzazione giovanile interessa molto ragione per cui quello che ci sta a cuore è che non solo nelle regioni, anche in Molise si trovino soluzioni di sintesi, ma che queste soluzioni di sintesi corrispondano anche al tentativo di rinnovare un po' il gruppo dirigente del Partito Democratico, come è già molto rinnovato il gruppo parlamentare del Partito Democratico, sono un parlamentare ventinovenne cercando di costruire un partito all'altezza di quello che gli elettori si aspettano da noi. Ampliamento dei diritti per i precari e sgravio fiscale sulle assunzioni dei più giovani sono alcune delle richieste che la delegazione parlamentare dei giovani democratici vuole inserire all'interno del Jobs Act di Renzi, il nuovo piano lavoro. La nostra preoccupazione è duplice da questo punto di vista. Da un lato cercare di garantire un ampliamento dei diritti per i precari, mi riferisco soprattutto a malattie e maternità, che è una cosa che chiediamo di inserire all'interno del Jobs Act che oggi non c'è. La seconda cosa che noi chiediamo, a cui teniamo particolarmente, è uno sgravio sul fiscale sull'assunzione dei più giovani, che ci sembra un elemento importante per poter fare ripartire, ripartire l'occupazione giovanile o quantomeno assorbire una parte di quella disoccupazione che ci porta, porta il nostro paese ad essere un paese record a livello europeo. E il Partito Democratico punta alle primarie per la scelta del candidato sindaco di Campobasso, forte il no del segretario del circolo PD del capoluogo, a nomi che arrivano dalle fila del centrodestra, il servizio. Do una cosa positiva, superare questa amministrazione di Bartolomeo che è stata veramente inefficace, inefficienza, anzi deleteria per certi aspetti. Voltare pagina per il PD è già una conquista, ora si lavora allo strumento delle primarie. Nei prossimi mesi, sicuramente faremo le primarie per quanto ci riguarda come Partito Democratico, ma le proporremo a tutto il centrosinistra allargato. Fondamentale per il segretario del Molise Medio è riequilibrare gli schemi politici senza creare confusione nell'elettore. Io sono dell'idea di fare chiarezza attraverso le primarie, ma di fare anche chiarezza rispetto all'elettorato che dovrà scegliere persone di sicura appartenenza al centro-sinistra per amministrare questa, questa città. Porte chiuse alle vecchie logiche affezionate a recuperare adesioni senza distinzione di appartenenza. Ma non possiamo aprire por le porte a candidati. Che, sono stati, che hanno svolto un ruolo pubblico, un ruolo politico nel centrodestra e aprirli al centro-sinistra. Quindi un PD eh, chiuso a chi vorrebbe saltare sul cavallo vincente, ma anche che non vuole eh, ripromuovere comunque un modello che è stato quello della Regione? È un PD aperto, apertissimo a tutti i cittadini che vorranno partecipare e dare una mano, ma chiuso, almeno per quanto mi riguarda, per il ruolo che svolgo, a coloro che hanno sostenuto azioni politiche dall'altra parte e che oggi vorrebbero ritemprarsi e rigenerarsi nel centro-sinistra. Rodolfo Cocozza, dirigente al comune di Campobasso ma nominato solo qualche tempo fa dall'esecutivo guidato da Paolo Di Laura Frattura, direttore d'area alla regione Molise, dal prossimo lunedì lascia Palazzo San Giorgio. Il suo posto sarà ricoperto dall'ex numero uno dell'Agenzia regionale di protezione civile Giuseppe Giarrusso. Nell'architetto Giarrusso fanno sapere dal comune di Campobasso si è individuata altrettanta professionalità di chi lo ha preceduto. 240 cittadini residenti in Egitto, Marocco e Tunisia tra i 18 e i 35 anni potranno partecipare al progetto formativo Aforil presentato dalla Confederazione italiana agricoltori del Molise in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole. Scopriamo di cosa si tratta nel servizio. Presentato nella sede della Confederazione Italiana Agricoltori del Molise il progetto AFORIL per la formazione e prepartenza per immigrati lavoratori in agricoltura. L'iniziativa finanziata dall'Unione Europea vede come titolare del progetto il Ministero delle Politiche Agricole, mentre per la formazione vede scendere in campo l'Istituto di Alta Formazione nel comparto agricolo di Bari, lo IAMP. Importante opportunità quella offerta sia alle aziende italiane che agli stessi lavoratori. I lavoratori formati entreranno in Italia con una procedura che il Ministero ci garantisce semplificata. Altro elemento di vantaggio, le aziende potranno avere questi lavoratori, si spera, in tempi brevi, perché consideri che se non fosse così, le aziende normalmente aspettano dai 6 agli 8 mesi per poter avere il lavoratore presente se si avvalgono del decreto flussi. E, e questi lavoratori dovrebbero presumibilmente arrivare in azienda verso maggio di quest'anno e prestare la loro attività per un numero di giorni non inferiore ai 30 giorni perché chiaramente devono insomma, anche maturare un'esperienza minima significativa perché le aziende avranno la possibilità, se aderiscono a questo progetto, di avere lavoratori già formati su eh, elementi diciamo così, di base. Destinatari del progetto, 240 cittadini residenti in Egitto, Marocco e Tunisia tra i 18 e i 35 anni che potranno suffruire di un percorso formativo in lingua italiana, elementi di diritto comunitario, moduli tecnici su discipline professionalizzanti e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Manca ancora l'ufficialità, ma sembrerebbe che per scongiurare la chiusura del teatro Savoia sia stato raggiunto un accordo. La stessa fondazione omonima non dovrebbe più essere sciolta, ma sostenuta dalla Regione e dal Comune di Campobasso, che andrebbero così in aiuto alla provincia. Tuttavia, sulla notizia, gli stessi rappresentanti delle istituzioni coinvolte frenano, senza però nascondere, incontri quasi a cadenza quotidiana. Intanto, ad accelerare sulla soluzione dell'incontro. In merito al futuro del teatro, sono i cinque dipendenti della fondazione che chiedono di fare presto per scongiurare un'ulteriore perdita di posti di lavoro. Cambiamo argomento. Si è svolto questa mattina presso la Sala della Costituzione in Via Milano a Campobasso un seminario sulla raccolta differenziata dei rifiuti. Un workshop che rientra nell'ambito del progetto di cooperazione Territori che fanno la cosa giusta. Sentiamo. Raccolta differenziata, riuso dei materiali, rispetto e attenzione all'ambiente. Queste le tematiche al seminario promosso dal Galmolise e dall'Associazione dei Borghi Autentici d'Italia. Al workshop presente Rossano Ercolini, vincitore del prestigioso Premio Internazionale Ambientale che non veniva assegnato a un italiano dal 1998. Ercolini ha illustrato l'esperienza del comune di Capannori, in provincia di Lucca, il primo paese italiano ad attuare la strategia rifiuti zero, che ha permesso al comune di raggiungere in poco tempo una raccolta differenziata dell'83%. In realtà, sta facendo quello che è doveroso. Eh, ovviamente. Tutto partì nel 1996 quando eh, la regione toscana voleva imporre un inceneritore e dal, da allora si è instaurato un movimento civile che eh, spinge giorno dopo giorno al miglioramento anche gli ottimi risultati raggiunti. All'epoca lo dicevamo, noi non vogliamo solo dire dei no, noi vogliamo soprattutto risolvere il problema e quello che stiamo facendo è comunque di importanza e questa importanza viene riconosciuta e notata da molti comuni. Ci tengo però a dire che molti comuni in Italia lavorano forse addirittura meglio del nostro comune. Tasto dolente è quello di alcuni prodotti che non possono essere riciclati, da lui definiti come veri e propri orrori di progettazione industriale. Noi abbiamo promosso alcuni casi studio. In particolar modo quello di maggior successo è stato il caso studio sulle capsule del caffè dove materiali preziosi come l'involucro di polipropilene, un ammendante preziosissimo come il fondo del caffè chiamato l'oro nero non ha alternativa ad essere smaltito in discarica negli inceneritori. Un piccolo segnale per il sistema produttivo regionale. Così i rappresentanti dell'associazione Piccole Imprese del Molise hanno definito il bando da 6 milioni di euro per l'innovazione delle aziende locali. Il servizio. Si è tenuto nella sede dell'Associazione Piccole Imprese il primo appuntamento per illustrare nel dettaglio il bando da 6 milioni di euro relativo all'innovazione tecnologica per le realtà produttive locali. Presente all'incontro il dirigente regionale Gaspare Tocci che ha spiegato come il finanziamento promuove e sostiene gli investimenti riconducibili all'innovazione di prodotto, di processo ed organizzativi, puntando ad aumentare la competitività delle imprese, prestando tuttavia attenzione all'importanza aspetto ambientale connesso allo svolgimento delle attività. Un'iniziativa questa accolta dagli esponenti dell'API come un piccolo segnale per il rilancio del sistema produttivo locale. Ovviamente le risorse messi a disposizione non sono tantissime, soprattutto 6 milioni oggi non sono sufficienti sicuramente a permettere un rilancio del sistema produttivo locale. Sono un piccolo segnale. Ricordiamoci anche che i contributi vengono erogati solo per interventi in materia di innovazione sia esso di prodotto, di processo o anche organizzativo, però comunque sono piccoli importi che oggi comunque non permettono il rilancio ma sicuramente aiutano le aziende eh, che vogliono comunque investire su questo territorio. Elemento premiante per i rappresentanti API rimane comunque l'innovatività del progetto che prevede, oltre ai contributi a fondo perduto, di poter accedere a prestiti a tasso di mercato erogati direttamente dalla Fim Molise. Il bando, pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Molise dello scorso 31 dicembre, scadrà il prossimo 19 febbraio. Spostiamoci ora a Termoli dove non si placano le polemiche circa la presunta presenza di gas radon nella scuola di Via Tremiti a incalzare l'amministrazione comunale, nuovamente il vicepresidente del Consiglio regionale Filippo Monaco. Sentiamo la questione scuole sicure in Molise negli ultimi mesi ha suscitato numerose polemiche, soprattutto a Termoli. Di qualche mese fa l'emergenza riscaldamenti e quella delle infiltrazioni di acqua. Ma negli ultimi giorni è tornata in auge la questione gas radon, in particolar modo nella scuola di Via Tremiti. Sembrava questo un problema risolto già nel mese di settembre, quando il problema è venuto fuori per la prima volta. Ma le cose non stanno così, come confermato da Filippo Monaco. Ho ritenuto di dover richiedere all'ARPA Molise gli accertamenti che l'ARPA stessa ha fatto su sua iniziativa, eh, dopodiché eh, avendo in qualche modo preso nota e atto di quello che l'ARPA ha fatto, ho ritenuto di dover presentare in Consiglio regionale una mozione che impegni il Presidente della Giunta, in quanto rappresentante istituzionale eh, alla sanità, assessore alla sanità, a eh, avviare una serie di controlli su tutte le scuole molisane. Alla luce del fatto che sia a Isernia sia a Termoli, che sono i due poli estremi della regione, per non parlare di Venafro, c'è stato, uh, stato riscontrato del gas radon proprio nel, negli istituti scolastici. Eh, qui a Termoli si è reso protagonista di uno strano battibecco con uh, il sindaco di Brino che cercava di minimizzare la cosa. Ma io non l'ho capito, francamente, il sindaco di Brino, non l'ho nominato in nessun modo. Ho soltanto chiesto all'ARPA eh, gli accertamenti che avevano fatto, in che tempi erano stati fatti e nel momento in cui era stato dato l'avviso per sgombrare le scuole. Penso a, a insomma, mettere in sicurezza la salute del, de, dei minori, dei, dei bambini in particolare. Per il consigliere regionale... È importante quindi fare prevenzione, compito questo che spetta all'amministrazione comunale, che in questi giorni ha liquidato la cosa parlando di inutili allarmismi e innescando un curioso ping pong di accuse frecciatine proprio con il consigliere regionale Monaco. Apriamo la pagina sportiva con le designazioni della seconda giornata di ritorno della Serie D Girone F per le quattro molisane. Olimpia, Agnonese, Sulmona, Citarella di Matera, Pedarra di Foggia e delle Fontane di Ciampino. Per quanto riguarda il match Termoli-Ancona, Dapice di Arezzo, D'Alonso e Ruggeri di Pescara. Civitanovese-Boiano, Marotta di Sapri, Capaldo di Napoli e Cascone di Castellammare di Stabia. isernia giulianova Colin. Nucci di Cesena, Summa e Piccolo di Taranto. Nella seconda giornata di ritorno del campionato di Serie D tutti gli occhi sono puntati sul big match del Cannarsa tra Termoli e Ancona. Partite casalinghe anche per Isernia e Agnonese, mentre il Boiano farà visita alla Civitanovese il servizio. Occhi puntati domenica sul big match della seconda giornata di ritorno che si disputerà al Cannarsa tra la capolista Ancona e l'inseguitrice Termoli. Una partita importantissima per entrambe le squadre, per l'Ancona è l'occasione giusta per allungare sulle inseguitrici per il Termoli vincere. Lo scontro diretto vorrebbe dire accorciare la classifica e stare col fiato sul collo dei marchigiani. Il Termoli giunge all'incontro con grande entusiasmo, ma con le energie riserve e con gli uomini contati dopo l'impresa di Giacomarro sembra intenzionato a schierare un obbligato 3-5-1-1, causa l'indisponibilità dei due attaccanti Palumbo e Santoro. Per il resto dovrebbe giocare la formazione di domenica scorsa, con le uniche novità Nigro e Toscano, entrambi dal primo minuto. Il sindaco di Termoli, intanto, nei giorni scorsi ha invitato tutta la cittadinanza a recarsi allo stadio per supportare la squadra in una partita che vale una stagione. Al big match non vogliono mancare i supporter dell'Ancona che hanno deciso di seguire la squadra anche se non tutti in possesso dei biglietti per assistere al match. Situazione, questa che potrebbe creare qualche problema di ordine pubblico. Dal basso Molise, passiamo ora all'alto. In casa Granata domani arriverà quel che resta del Sulmona, squadra sempre pericolosa nonostante l'esodo di massa che ha subito. Per Urbano, il dubbio principale resta chi far giocare come mediano, vista l'assenza pesante. Di Wade, ma pare che sia Rolly l'uomo destinato ad accentrarsi per ricoprire il ruolo scoperto, e con Pifano libero di agire sulla corsia di destra. L'allenatore Granata per il resto sembra intenzionato a riproporre il 4-3-3 schierato già nelle ultime partite ufficiali. Le altre partite delle molisane vedranno impegnate l'Isernia con il Giulianova in un match molto ostico per i pentri, visto l'ottimo stato di forma degli abruzzesi e il fanalino di coda Boiano sul campo della Civitanovese in una partita che potrebbe finire con l'ennesimo ampio punteggio per i padroni di casa. Vediamo ora nel dettaglio gli incontri in programma per la seconda giornata di ritorno della serie di girone F e la relativa classifica. Matelica Vis-Pesaro, Olimpiagnonese Sulmona, Fermana Maceratese, Renato Curi Angolana Miternina, Isernia Giulianova, Termoli Ancona, Celano Jesina, Civitanovese Boiano, Alma Juventus Fano, Recanatese. Vediamo la classifica. Ancora in testa con 40 punti segue il Termoli 34, Matelica e Maceratese 33, Giulianova Vis-Pesaro 32, Jesina 30, Sulmona 29, Celano 23, come la Fermana anche 23, Civitanovese. Alma, Juventus Fano a Miternina 21, Recanatese 20, Olimpia Agnonese 17, Isernia 12, Renato Curi Angolana 6, Boiano chiude con 3 punti. Continuano i movimenti di mercato in Serie D, il Termoli ha tesserato il centrocampista toscano ex Ebolitana. In casa Isernia si segue Cirillo con Califano, pronto alla firma dopo la rescissione di Scagliarini, mentre ad Agnone con Petrone si chiude il mercato, i dettagli nel servizio. In Serie D le Molisane continuano a lavorare in vista della partita di domenica, ma anche sul mercato sono ore febbrili. In casa Termoli è stato di fatto tesserato un nuovo giocatore. Si tratta del centrocampista classe 84 Gaetano Toscano, ex ebolitana che ha già lavorato con Giacomarro. Un rinforzo chiesto espressamente dal tecnico giallo-rosso per avere un po' di qualità in più nel mezzo del campo. Il neoacquisto potrebbe trovare spazio da subito, già dal big match di domenica, visto i numerosi indisponibili che che alla squadra giallorossa. Dal basso molise passiamo ora all'alto, dove l'agnonese chiude il proprio mercato con il ritorno di Petrone. Il giocatore svincolato il mese scorso da alcuni giorni si allena agli ordini di Corrado Urbano. L'esterno avrebbe espresso la volontà di tornare a far parte della famiglia granata, richiesta che molto probabilmente verrà accolta dal club pronto a scommettere sull'ex Venafro per disputare un girone di ritorno entusiasmante. Anche in casa Esernia ci sono diverse novità. La prima riguarda la rescissione contrattuale di Scagliarini, con Califano pronto alla firma già nelle prossime ore. L'altra riguarda l'innesso probabile di Daniele Cirillo, centrocampista classe 90. Infatti, il calciatore ex campobasso e Lega Pro e con una presenza in Serie B con la Salernitana, da alcuni giorni si allena nel capoluogo Pentro. Il giocatore si è dimostrato all'altezza della situazione e potrebbe dunque essere il nuovo acquisto dell'Isernia. Dotato di una buona fisicità e di una discreta tecnica, Cirillo andrebbe a completare il reparto nevralgico della squadra-reparto, questo che finora era orfano di qualità e di imprevedibilità. Si attendono novità nelle prossime ore, in cui il giocatore potrebbe trovare l'intesa con il presidente Gialloreto e diventare un giocatore biancoceleste. Bene, con questo è tutto, grazie per l'attenzione, vi lascio ora le previsioni del tempo. Arrivederci. Il meteo è offerto da Burger Prince Fast Food vi aspetta nella zona industriale di Campobasso adiacente al Cinema Maestoso. Previsioni del tempo per domenica 12 gennaio. Giornata nuvolosa a causa di un persistente flusso di correnti umide occidentali. Ventilazione debole con mari poco mossi. Temperature senza particolari variazioni o in lieve aumento nei valori minimi. Andiamole a vedere nel dettaglio. Campobasso minima 5, massima 8 gradi. Isernea minima 8, massima 11 gradi. Termoli minima 12, massima 13 gradi. Il meteo è stato offerto da. Burger Prince Fast Food vi aspetta nella zona industriale di Campobasso, adiacente al Cinema Maestoso.